Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Ultimo appuntamento del 2021, un momento di analisi, di confronti, ma anche di bilanci per quello che è stato l'anno che ci accingiamo a concludere e l'anno che verrà. Per questa ragione abbiamo ospite, graditissimo nei nostri studi, il presidente della FIGH Pasquale Loria. Grazie Press per aver accolto l'invito. Buonasera, buonasera a tutti. Saluto a Matteo Aldamonte, reduce dalle fatiche mondiali. Tutto bene, no? Grande spettacolo, spettacolo tecnico, spettacolo di pubblico, eccellenti anche i riscontri televisivi, perché insomma, soprattutto il giorno della finale è stato un giorno da ricordare per il movimento italiano, no? Esatto, sì sì, abbiamo superato quota 13.000 spettatori collegati e diciamo che sulla due giorni siamo arrivati a quota 20 di fatto con, sui canali Sky, su Sky Sport Action. Questo ci fa molto piacere perché vuol dire che stiamo parlando di una piattaforma satellitare pay per view, quindi andiamo oltre il pubblico abituale della pallamano e questo ci fa molto piacere. E nonostante in campo, presidente Loria, non ci fosse una squadra italiana, questo però a dimostrazione che la pallamano, soprattutto quando offre anche uno spettacolo di altissimo livello come la finale dei mondiali, è sport di grandissima attrattività. Sì, questo lo sappiamo, abbiamo quotidianamente dei riscontri su questo. Molta gente nel momento in cui segue una partita di pallamano, soprattutto di altissimo livello internazionale, quindi grande velocità, grande tecnica, numeri importanti, piace, si appassiona e quindi ci ritorna e quindi è molto semplice che ci sia questo pubblico anche di non addetti ai lavori sui canali Sky. Poi parleremo ovviamente di quello che sarà, insomma, sarà la copertura mediatica dei prossimi avvenimenti della FIGH, a partire proprio dal prossimo imminente, il giorno 29. Ma procediamo con ordine, partendo dalla Serie A Beretta maschile. Matteo, che ha fatto registrare un'ultima giornata, prima diciamo si rompete le righe, particolarmente appassionante. Giornata molto interessante. Intanto Fasano, che si è laureata a squadra campione d'inverno con un ruolino di marcia fatto di praticamente quasi solo vittorie. Di fatto resta solamente la sconfitta contro il Conversano del Pari, contro Appiano. Proprio Appiano è rientrata nel tabellone della Coppa Italia grazie al suo successo contro il Secchia Rubiera. E poi c'è il Pari, il rallentamento da parte del Conversano, pareggio contro il Bolzano a Bolzano col gol del solito uomo dell'ultimo secondo, Dejan Turković. Vediamo il servizio. Signor Fasano, campione d'inverno, e dietro c'è il solito e piacevolissimo caos. L'ultima giornata del girone di andata parla ancora di una Serie A Beretta estremamente interessante che ha come costante la squadra di Francesco Ancona, ma che subito dietro vive e si alimenta della bagarra che coinvolge almeno altre quattro formazioni. Alla consueta pausa di fine anno i biancazzurri pugliesi arrivano col vento in poppa. Nella sfida casalinga contro Bressanone era uno scontro diretto, un esame che Fasano supera a pieni voti reagendo al ritorno dei brissinesi nel corso della ripresa e vincendo sulla 28-25. I pugliesi sono anche il miglior attacco del campionato con 369 centri e una media di 30,7 gol segnati per partita. Dietro, come detto, accade un po' di tutto. Al secondo posto ci sono Raimond, Sassari e Pressano. I sardi vincono a Merano nonostante lo scossone dell'addio di Cocuzza in panchina, ma anche per i trentini arriva il nono successo in stagione a spese del Trieste. Alla Palavis giochi chiusi sul 22-19. La squadra di Alessandro Fusina conferma la sua ottima tenuta difensiva. Quella di Loizos, con una media di 23,7 gol subiti per match, è la porta meno violata della Serie A Beretta. Finale d'anno discontinuo invece per Conversano. Se la vittoria nel derby di Puglia aveva cancellato le scorie della sconfitta casalinga contro Pressano, l'ultimo match dell'anno rallenta ancora la corsa dei campioni d'Italia. Pareggio a Bolzano contro una squadra che, pur senza Sonner, era infortunato, e Udovicic, perso pure lui in corso di partita, agguanta il 29-29 con Turković dai 7 metri allo scadere. Era la settimana che doveva decidere le ultime qualificate alla Coppa Italia. Ci sarà Appiano che, vittoriosa contro Secchia Rubiera, si lascia alle spalle Trieste e conquista il lascia passare per Salso Maggiore Terme. Natale coi fiocchi per Carpi. La matricola emiliana vince 22-20 in trasferta a Siracusa e sale a 6 punti, riavvicinandosi così alla zona salvezza che eviterebbe i play-out di fine stagione. Allora, mentre la regia ci propone sovraimpressione della classifica, presidente, campionato appassionante, appassionato, con
grande equilibrio, con Fasano che chiude in vetta il 2021, e possiamo anche considerarla una sorpresa, no? Considerando un po' quelle che erano le premesse e la griglia di inizio stagione. Ma una sorpresa relativamente, perché Fasano comunque ha finito la scorsa stagione in grande crescita, ha fatto una seconda parte di campionato molto molto importante, risalendo dalla medio-bassa classifica fino, mi sembra, al terzo posto poi finale. Quindi ha avuto una idea tecnica e un progetto tecnico di medio periodo, e stiamo vedendo che questo campionato, ma anche il campionato femminile, vedremo dopo, sta premiando queste società che hanno una, danno una continuità tecnica al proprio lavoro e hanno un progetto che è proiettato nel medio periodo, e quindi a discapito di altre situazioni dove magari non c'è questo lavoro sedimentato. Presidente, in generale, siccome ci interessano molto chiaramente le squadre nazionali, se stiamo vedendo dei giovani intanto che si stanno mettendo in evidenza in questo campionato, e poi non c'è solo, chiaramente c'è Fasano, ci sono anche tante squadre che si sono mosse sul mercato, in generale abbiamo visto le squadre italiane fare bene in Coppa, in generale c'è un entusiasmo diffuso, una comunque voglia di far bene, nuovi stimoli diffusi in tutte le protagoniste di questo campionato. Sì, sicuramente sì, il fatto di avere delle italiane mediamente competitive in Coppa è veramente un ottimo risultato rispetto al recente passato. Abbiamo il Bressanone che è approdato agli ottavi di finale, ma ci sono andate vicine anche Salerno nel femminile e Conversano nel maschile, cioè perdere un doppio confronto di due gol come è successo a queste due formazioni significa stare lì, significa essere competitive, quindi questo è un ottimo risultato, dimostra che i progetti si stanno sviluppando, stanno andando avanti, che c'è sicuramente, come dicevi, un ottimo entusiasmo e un fervore all'interno di tutto il movimento. Per quanto riguarda i giovani, non è una novità, sono già un paio d'anni che i nostri migliori giovani stanno giocando stabilmente nelle migliori squadre, ma comunque in generale nelle squadre del massimo campionato, sia tra i maschi che tra le ragazze, quindi niente di nuovo. Vediamo che crescono e che nuovi se ne aggiungono di volta in volta. Campionati competitivi, e mi riferisco soprattutto ai campionati di vertice, alla Serie A Beretta, nazionali competitive, è giusta questa equazione? Ma io l'ho sempre detto, sì, questa è l'equazione, campionati competitivi, nazionale che può crescere in competitività a seguito di questo di questa crescita dei campionati. È chiaro che dobbiamo ancora fare molto, nel femminile dobbiamo sicuramente ampliare la base, e quindi abbiamo un'età molto media, molto bassa nelle squadre della 1 Beretta femminile, quindi diciamo è una generazione che sta crescendo e che forse potrà dare il meglio di sé nei prossimi anni. Per quanto riguarda la maschile, io ripeto sempre che probabilmente dovremmo fare qualcosa in più per trattenere in Italia i nostri migliori talenti. È un vecchio cavallo di battaglia. Perché va bene andare all'estero, non c'è nessun problema, ma si va all'estero secondo me quando non per fare un'esperienza, ecco, così. A metà tra la formazione, lo studio, eccetera, ma quando si è realmente competitivi e quindi si va a giocare in squadre di un certo tipo, di un certo livello, e si può, ecco, diciamo, fare effettivamente una carriera da professionisti. Campionato competitivo, nazionale competitiva, sì, però devono crescere tutte le componenti a partire dalle coppe europee. Abbiamo visto che si sta migliorando anche in questo campo, perché noi quando poi andiamo a giocare con le altre nazionali con le quali
ci contendiamo le qualificazioni, sono tutte nazionali che hanno due, tre giocatori che giocano la Champions League all'interno dei loro roster, e noi purtroppo questo non l'abbiamo. E li troveremo questi avversari anche nelle prossime qualificazioni ai campionati mondiali, in particolare nella Lettonia, che è una delle squadre certamente titolate per il passaggio del turno in questo girone, che l'Italia giocherà dal 14 al 16 gennaio alle Faroe contro i padroni di casa faroesi e contro anche il Lussemburgo. Per arrivare pronta a questo appuntamento, la nazionale di Riccardo Trillini si preparerà, lo farà a gennaio in Slovenia, ma prima dal 28 al 30 dicembre, lo vediamo in grafica, l'appuntamento della Emoter Adriatic Cup, la seconda edizione, Italia, Belgio e Arabia Saudita. È una triangolare con tre appuntamenti che si giocheranno tutti al centro tecnico federale di Chieti. Quello cerchiato in rosso è quello del 29 dicembre, la gara Italia-Belgio, che andrà in diretta su Sky Sport, in particolare su Sky Sport Arena, 29 dicembre nel pomeriggio alle ore 18. Assolutamente, questo è un test di preparazione all'impegno di gennaio particolarmente probante, no? Da questo punto di vista, soprattutto Belgio è una nazione che può aspirare anche a traguardi importanti. Belgio, no, banco di prova severo. Belgio è una nazione in crescita, emergente, sì. Probabilmente hanno avuto uno stop particolarmente lungo per il Covid, è una delle nazioni che si è fermata di più diciamo nella propria attività, sia di campionato sia di squadre nazionali, però nel periodo pre-Covid, ricordiamo, il Belgio ha combattuto ad armi pari, ha strappato anche un pareggio in una partita ufficiale con la Francia, se non ricordo male, quindi è una buona nazionale, un buon test. L'Arabia Saudita già l'abbiamo incontrata in altre occasioni, è anche questa una nazionale che si sta preparando alle qualificazioni mondiali nel suo continente, quindi sono anche loro in crescita come tutti i paesi del Golfo, quindi sarà un bel test. Cosa si aspetta a gennaio, Presidente? A gennaio mi aspetto un altro passo nel percorso di crescita di questo gruppo, che ormai è in prevalenza, stragrande maggioranza dei ragazzi proviene da quella nazionale del 2000, e quindi c'è stato il rinnovamento del roster, quindi mi aspetto un nuovo passo in avanti in questo processo di crescita. Chiaramente l'auspicio è quello di superare questo primo turno. Gli avversari sono importanti, difficili, non impossibili. Poi dipende anche chi schierano, ecco, perché la Lettonia per esempio è un paese che può avere tanto una nazionale molto competitiva quanto una nazionale molto abbordabile. Il Faroe sta facendo un percorso molto qualificante anche dal punto di vista giovanile, e quindi una squadra molto giovane come la nostra, e il Lussemburgo comunque è una nazione che è sempre lì, non ha mai fatto grandi risultati, però insomma è una squadra insidiosa che va presa sul serio. Anche perché poi sulla Lettonia bisogna capire giustamente che tipo di formazione si presenterà in campo, perché noi l'abbiamo vissuto proprio sulla nostra pelle, a no, distanza Matteo? Di una settimana, esatto. L'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, quella che è venuta a Chieti nella gara di andata nelle scorse qualificazioni europee era una squadra diciamo un po' rimaneggiata. C'era Kristopans, che però non è sembrato il miglior Kristopans, è stato il miglior Kristopans invece nella partita di ritorno, in cui sono rientrati un paio di giocatori che giocavano nei campionati francesi, nella Lidl Star League e così via, ed è stata una partita sicuramente più difficile, quindi bisognerà capire. Certo, bisogna vedere, qui passano due squadre su quattro, questo va specificato rispetto al precedente meccanismo di qualificazione, è cambiato anche però il percorso da compiere, perché si è aggiunto uno step in più rispetto alle precedenti qualificazioni mondiali, quindi da due turni per arrivare al mondiale adesso ce ne sono tre. E allora, poi chiaramente vi offriremo nei prossimi appuntamenti anche le coordinate per seguire gli appuntamenti in programma a gennaio alle Isole Faroe. Intanto segnate e già cerchiate in rosso l'appuntamento del prossimo 29 dicembre, Casa della Pallamano di Chieti, in diretta su Sky Sport Action, la partita tra Italia e Belgio. Passiamo dalla pallamano maschile al campionato femminile, Serie A Beretta. Anche in questo caso giochi fatti, terminato il giro d'andata, Bressanone che si laurea
campione d'inverno e pronta anche la griglia per le finals di Coppa Italia, di cui parleremo tra pochissimo, diffusamente. Esattamente, e in questa griglia la novità principale senza dubbio è quella della Cellini Padova, che è la squadra che debutterà per la prima volta nelle finals di Salso Maggiore dal 3 al 6 febbraio. Facciamo il punto della classifica che raccoglieremo in eredità alla ripresa del campionato a gennaio. Nello scontro diretto con la Libest Espresso Mestrino è primato al giro di boa. L'ultimo turno del 2021 conferma il Brixen Sud Tirol in testa alla classifica della Serie A Beretta femminile. Ruolino di marcia pressoché netto delle altoatesine, 10 vittorie e un unico pari contro la Iomi Salerno, che invece resta indietro perché un altro punto lo aveva lasciato per strada nel pareggio, il secondo della sua stagione maturato sul campo della Cassa Rurale Pontinia. Altoatesine e Campana restano separate da una sola lunghezza, mentre le due sconfitte di Mestrino fanno perdere alle venete il contatto con le posizioni di vertice. Al contrario, la squadra di Giuseppe Lucarini dovrà preoccuparsi dopo il Natale di difendere il terzo posto dagli assalti del Pontinia. Laziali a meno 2, rinforzate dagli innesti di Francesconi e Costanzo provenienti da Salerno, in crescita dopo il 34-30 che spegne le velleità di Final Eight dell'Ariosto Ferrara. In Coppa Italia ci sarà invece la Cellini Padova. Sarà la prima volta nella storia del club patavino reduce da un ottimo girone di andata, certificato dalla vittoria di sabato 30-24 sul campo delle Guerriere Malo. Rientra nel tabellone delle finals di Salso Maggiore anche la C-Lifestyle Lerice, nonostante il 31-22 incassato in casa per la mano di Salerno. Da segnalare tra le campionesse d'Italia le quattro reti della debuttante mancina serba Katarina Tanaskovic, ultimo arrivo alla corte di Laura Avram. Salernitana è il miglior attacco del campionato, Mestrino difesa meno battuta con una media inferiore ai 21 gol per partita, ma il numero che risalta di più è il 93 di Ilenia Furlanetto. Al suo ritorno in Serie A Beretta, il terzino della casa grande padana continua a trascinare le emiliane e soprattutto a guidare la classifica delle marcatrici. Nel mezzo della graduatoria continua il momento positivo del Cassano Magnago, successo a mezzo corona, il quarto consecutivo per la squadra di Onelli, e stagione che può prendere una piega ben più rosea rispetto ai pronostici della vigilia. Presidente, dobbiamo attenderci un duello infinito Salerno-Bressanone, o questo giro di ritorno potrà presentare, come già successo nel giro d'andata, anche delle novità importanti? Mestrino, Pontinia, senza dimenticare Cassano, Casalgrande, la stessa Padova. No, io penso che chiaramente Salerno e Bressanone rimangono le favorite di questo campionato. Il girone d'andata ha dimostrato che ci sono altre realtà che stanno venendo fuori, soprattutto il Mestrino ha fatto un'ottima prima parte di stagione, ma lo si vedeva già in Supercoppa, che era una squadra anche già, come già l'anno passato, no? Perché sì, sfiorò l'accesso ai playoff scudetto, ma alla semifinale di Coppa Italia l'anno scorso, insomma, è una squadra ormai che ha una sua chiara sì. identità. Quindi Pontini è una squadra che ha cambiato molto, quindi che sarebbe la quarta. Poi le altre stanno crescendo, il Cellini per esempio l'anno scorso al termine del giro d'andata mi sembra non avesse nemmeno un punto. Questo dimostra che chi fa un progetto continuativo raccoglie i frutti, soprattutto se all'interno del roster c'ha delle giocatrici talentuose o comunque giovani che sono nel pieno del loro processo di crescita. L'analisi è completa, c'è poco da dire, no? Andiamo a vedere la classifica per fare il punto, la classifica che appunto ci è arrivata dopo quest'ultima giornata del girone d'andata, una classifica alla cui vetta troviamo appunto il Brixen Sud Tirol, che ha visto definirsi le otto qualificate alle finals di Coppa Italia, con nel mezzo comunque squadre che hanno indubbiamente migliorato quello che era la previsione del loro campionato, ad esempio il Cassano Magnago, che ha inanellato sì. una serie di risultati positivi. Ottimo lavoro di Salvatore Onelli alla guida del Cassano Magnago. Mentre sì. rispetto alla vigilia, forse quella squadra più in ritardo è indubbiamente Erice. Assolutamente. Ricordiamo poi che il massimo campionato maschile retrocederà una squadra soltanto al termine del campionato, due invece le retrocessioni nella Serie A Beretta femminile. Tutto questo per arrivare poi all'argomento Finals Coppa Italia, ufficializzata
alla sede, Salso Maggiore Terme, rinnovato l'impegno della Regione Emilia-Romagna nei confronti della FIGH. Ne parleremo tra pochissimo con il presidente Pasquale Loria, intanto vediamo i servizi. Periodo 3-6 febbraio, sede confermata per il secondo anno consecutivo Salso Maggiore Terme. Sarà ancora una volta l'Emilia Romagna Arena ad ospitare le finals di Coppa Italia maschili e femminili. Se il palcoscenico resta lo stesso dello scorso anno, le novità non mancheranno. Sarà la prima edizione da quando la formula è quella dell'unico weekend per donne e uomini che coinvolgerà 16 squadre. Doppia Final 8 infatti per due tornei che assegneranno il primo titolo del 2022. Sarà la 31esima volta al femminile e la 37esima al maschile, ma anche la prima sulla distanza dei 4 giorni di gare. A differenza di quanto tradizionalmente avvenuto, infatti, le danze si apriranno giovedì pomeriggio, quando proprio l'Emilia Romagna Arena in campo per i quarti di finale scenderanno le squadre meglio classificate al termine del girone di andata. Bressanone e Salerno tra le donne, Fasano e Sassari per quanto riguarda gli uomini, opposti alle ottave, Erice e Appiano, e settime classificate, Padova e Bolzano, dopo la prima metà della regular season. In caso di passaggio del turno, dunque, le squadre più avanti in classifica avranno diritto ad una giornata di riposo, mentre le altre contendenti si sfideranno nei quarti del venerdì. Semifinali sabato pomeriggio, il 6 febbraio, poi la finale per il titolo. Quanto alle squadre qualificate, Conversano difenderà il trofeo tra gli uomini, mentre al femminile l'assenza dello terzo rimetterà la coppa al centro del tavolo. Alcune prime volte, quella di Appiano, la sesta rappresentante del Trentino Alto Adige, conteggiando ambedue i tornei, ma anche la Cellini Padova. Ci saranno due delle quattro squadre più vincenti di sempre, Conversano e Salerno, entrambe a quota 6 trionfi assieme a Trieste e nel femminile a Sassari, ma l'Albo d'Oro conta fino a un certo punto. Dal 3 febbraio tutto torna in discussione per l'evento più atteso nella stagione della pallamano italiana. E allora, due Final 8, 16 squadre, l'anno scorso 14, poi diventarono 13 per le disavventure Covid della Fasano, circa 500 tra atleti, tesserati, dirigenti e delegazioni delle squadre presenti, insomma numeri importanti, presidente Loria, che hanno in qualche modo consolidato, no, anche questo binomio tra FIGH e Regione Emilia Romagna. Sì, siamo in una fase di consolidamento di varie cose, quindi anche questa Coppa Italia, ma insomma tutto il pacchetto di attività che faremo in Emilia Romagna è coperto insomma dal patrocinio e comunque dalla collaborazione con la Regione Emilia Romagna e con l'ente turismo, che comprende anche il Festival della Pallamano a luglio. Quindi questo dimostra che nel momento in cui organizziamo alcuni eventi, questi hanno un riscontro importante, i posti dove andiamo ci vengono riproposti, perché chiaramente i numeri parlano poi da soli, ci sono le squadre, ci sono gli addetti ai lavori, c'è tutto l'indotto. Speriamo che quest'anno ci sia anche il pubblico. Speriamo che quest'anno ci sia anche il pubblico, perché l'anno scorso purtroppo non c'è stato, l'impianto anche lo permette, quindi riteniamo che potrà essere una quattro giorni di Coppa Italia, perché abbiamo aumentato di proprio quest'anno, proprio per portare anche la femminile da 6 a 8, questi quattro giorni di pallamano, che avranno comunque anche la copertura televisiva, possono essere interessanti e importanti. Infatti quattro giorni, no? Due giorni dedicati, Matteo, ai quarti di finale, alle quattro partite al giorno praticamente, primo giorno quattro quarti, nel secondo giorno altrettanto, poi sabato le semifinali e domenica il final day. Visto che il presidente l'ha già anticipato, tra l'altro abbiamo raddoppiato anche la copertura televisiva, visto che su Sky Sport non andranno solo le due finali della domenica pomeriggio, ma anche due delle quattro semifinali di sabato pomeriggio. Vediamo in grafica però tutte le altre partite vengono coperture in live streaming, come sempre naturalmente, su Eleven Sports e sui canali della federazione. In grafica vediamo le partite dopo i piazzamenti al termine della regular season, e quindi i due
programmi, diciamo, distinti dei quarti di finale che formano un unico tabellone naturalmente, ma le squadre che si sono meglio posizionate al termine della regular season hanno acquisito il diritto di giocare il giovedì, quindi hanno acquisito una giornata di riposo. Lo stiamo vedendo con il giovedì pomeriggio in campo Iomi Salerno Cellini Padova, primo quarto di finale femminile, Raimond Sassari Bolzano, si gioca alternativamente donne e uomini, Brixel su Tirola Cilev Salerice e Junior Fasano Spare Repan, mentre il giorno dopo Cassa Rurale Pontina Casalgrande Padana, Conversano Bressanone, Mestrino Cassano Magnago e Pressano Alperia Merano, e poi ci saranno gli incroci delle semifinali dove ad esempio potremmo già vedere un derby interessante pugliese in caso di passaggio nel turno naturalmente di entrambe le squadre. Ci sono scontri interessanti, ma d'altronde in Final Eight è sempre così. Poi vi forniremo con precisione gli orari di inizio delle singole partite, questo sarà definito nelle prossime settimane. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, poi ritorneremo di nuovo in studio anche per allargare un po' i nostri orizzonti e per capire direttamente dal presidente Pasquale Oria qual è lo stato di salute del movimento italiano. Mettiti comodo e scegli tu quale partita o programma guardare, in diretta o in differita, sul device che più preferisci, sempre e dovunque. Tennis, padel e beach tennis, tutorial, highlights, approfondimenti e grandi storie. La sottoscrizione è inclusa nel costo della tessera FIT. Registrati su supertennis.it e scarica l'app. Presidente Oria, grande novità del 2021, l'inaugurazione del Centro Tecnico Federale di Chieti e la creazione conseguente del Campus Italia. Siamo a un primo bilancio. Altri due punti fermi. Centro Federale è una cosa fondamentale per una federazione, quindi noi non l'avevamo mai avuto, abbiamo approfittato di una serie di circostanze positive su Chieti, il rapporto con il comune in primis, un impianto messo bene ma comunque da tirare sotto alcuni punti un po' su. Abbiamo fatto questo accordo con il comune di Chieti pluriennale per 10 anni e quindi abbiamo iniziato una serie di interventi sull'impianto e contemporaneamente abbiamo lanciato la squadra federale, il Campus Italia, che è una squadra di under 17, quindi di ragazzi al loro esordio internazionale, che avranno quindi davanti due bienni di attività internazionale. Questi ragazzi parteciperanno ai campionati europei quest'estate, quelli che determineranno la permanenza ulteriore dell'Italia nell'elite della pallamano europea giovanile, anche perché ci siamo arrivati con i 2000 e l'estate scorsa Varaždin, forse questo è un risultato che non si mette mai tanto in evidenza, ma ci siamo rimasti con un ottimo piazzamento. Allora era fatto scontato che succedesse, no? Assolutamente, anche in considerazione del livello tecnico delle altre squadre. No, infatti abbiamo anche avuto dei riscontri molto importanti contro la Serbia, siamo andati anche vicini al colpaccio con la Slovenia, che poi è una squadra che è entrata nelle prime quattro. Diciamo che abbiamo fatto un ottimo campionato europeo. E quel prossimo estate dovremo toccherà proprio a questi, diciamo, ragazzi, raccogliere la legacy, l'eredità con questi, ma anche con quelli dell'anno scorso che faranno l'under 20 e c'è in palio una qualificazione mondiale che sarebbe, ripeto, la prima, comunque sarebbe la prima per la pallamano giovanile italiana. Con le ragazze a Chieti abbiamo vinto il championship under 19, ci siamo guadagnati l'ultimo round di qualificazione mondiale. Purtroppo è andata male in Montenegro il mese scorso, però ecco, il percorso di crescita anche lì è ben segnato.
Siamo a fine anno, Presidente, a fine anno si fanno i propositi per l'anno nuovo, quindi che cosa c'è nel 2022 della pallamano? Ma nel 2022 ci sono, c'è sicuramente andare avanti su questa strada, consolidare ancora quello che di importante abbiamo fatto sotto il profilo degli eventi. Abbiamo ottenuto dalla Federazione Europea l'assegnazione per 3 anni delle ABT Finals, quindi avremo un evento importante di beach handball in Italia ancora per 3 stagioni, e quindi continueremo quella striscia che è iniziata con la Champions Cup, che doveva culminare nel campionato del mondo di Pescara 2020, ma purtroppo sappiamo come è andata a finire. Quindi dal punto di vista degli eventi saremo sempre presenti internazionali, dal punto di vista degli eventi nazionali con la Coppa Italia, ma anche con le finals di giugno, tutti i campionati giovanili, playoff, il festival della pallamano, speriamo dovremo possa ritornare nella dimensione, coprire diciamo, tutta sì, quella esatto, fascia lì di attività. Stiamo portando avanti e intensificheremo i nostri sforzi sul versante scuola e promozione. Ecco, proprio a tal proposito, mi sembrano molto interessanti i dati emersi dal progetto Scuola Attiva promosso da Sport e Salute proprio quest'oggi sul sito federale fgh.it. insomma, c'è un resoconto che parla di circa 450 plessi italiani tra scuole primarie e scuole secondarie che hanno scelto la pallamano come disciplina sportiva. Il fatto di aver scelto a monte la pallamano credo che sia un segnale molto importante, che va anche un po' a gratificare tutti coloro i quali stanno lavorando molto, forse anche un po' nell'ombra, su questo settore. Sì, ma anche perché ci sono tra questi istituti scolastici scuole che stanno in zone dove la pallamano c'è sviluppata, ma ci sono anche molte scuole dove non ci sono società di pallamano. Ci sono molte scuole nelle grandi città, a Roma, a Milano, a Torino, a Napoli, quindi dove comunque non c'è un'attività certo, strutturata e di vertice in questo momento. Quindi questo significa che un po' tutta, anche l'attività di comunicazione, anche l'attività di diffusione, anche la presenza in TV probabilmente certo, ha in qualche modo aiutato rispetto a queste scelte. Sono due progetti, quello per la scuola media e quello per la scuola primaria, a cui noi teniamo tantissimo. Abbiamo ottenuto questi ottimi risultati in termini di gradimento e di preferenza. Abbiamo cercato di coprire, e di fatto abbiamo coperto gran parte delle scuole che ci sono state proposte, quindi da gennaio cominceremo con questa attività in maniera intensa, e cercheremo di portare avanti contemporaneamente il discorso con Sport e Salute, con il Ministero dell'Istruzione, per poter sviluppare anche progetti ulteriori. Il nostro sogno, lo sanno tutti, è quello di riportare nell'ambito del programma dei giochi sportivi studenteschi la pallamano non solo nelle fasi locali, purtroppo quest'anno questo sarà per tutti gli sport solo fasi locali, ma anche diciamo in fasi regionali e finali nazionali, come diciamo qualche tempo come qualche accadeva tempo negli fa. Anni 70 70-80 sarebbe importante insomma anche dal punto di vista proprio della diffusione della pallamano. Tu neanche lo ricordi, Matteo. No, tra l'altro ieri, proprio ieri ai collari, alla cerimonia di consegna sì, dei collari, la Sara Simeone ha fatto proprio questa richiesta al Presidente del Consiglio Mario Draghi: reintroduciamo i giochi della gioventù, perché sarebbe quella palestra era importante non solo per avviare molti ragazzi, bambini all'attività giovanile, ma anche per cominciare a sviluppare in loro anche uno spirito sportivo più evoluto e più avanzato. Assolutamente, grande idea, sembrerà banale e scontato, ma riportare i giochi alla gioventù sarebbe davvero un volano straordinario per
tutto lo sport italiano. In chiusura riprendiamo lo stesso discorso con il quale abbiamo aperto quest'ultimo numero del 2021, proprio per chiudere il cerchio, ovvero chapeau Norvegia, campione del mondo. Matteo. Chapeau davvero alla Norvegia, 14ª medaglia d'oro tra giochi olimpici, campionati mondiali e campionati europei, 4º titolo mondiale per la squadra di Eirgersson, che ha battuto la Francia medaglia d'oro alle Olimpiadi. Stiamo vedendo le immagini della finale che si è giocata a Granollers domenica, con la Norvegia che perdeva di 6 reti durante il primo tempo, perdeva frazione di gioco, e che poi con un 4-0 di parziale nei primi 2 minuti e mezzo del secondo tempo, dopo l'intervallo, ha recuperato la gara e è andata a vincerla con le sue protagoniste annunciate, ovvero Stine Hoft e Lenora Mork, ma non solo, perché è chiaramente un movimento che è in grado di produrre anche giovani di altissimo livello. Questa ragazza qui, Henny Reistad, giocatrice di 22 anni, della rimonta, è stata assolutamente determinante, con 6 reti, peraltro 6 su 6 al tiro, è stata la migliore giocatrice in campo della partita. La migliore tra i pali invece è stata Solberg, che è stata nominata anche MVP, che peraltro non aveva iniziato la titolare. La Francia invece si è spenta. Al di là di questo, comunque sono due nazionali di altissimo livello, si sono confermate di altissimo livello. Peraltro era la finale mondiale più ripetuta di sempre, perché era la 4ª volta. Terza la Danimarca, 4ª la Spagna, padrona di casa. Bene, è tutto per questo ultimo numero dell'anno. Credo che il Presidente Ria voglia rivolgere l'augurio di un sereno Natale e soprattutto di un ottimo 2022 a tutto il movimento. Ma sicuramente sì, io spero che tutti gli appassionati di pallamano, gli atleti, i tecnici, le nostre società facciano un buon Natale, un buon fine anno, diciamo che in qualche modo lo passeremo assieme dalla casa della pallamano di Chieti anche in TV, e quindi ci rinnoveremo magari in quell'occasione gli auguri per la fine dell'anno e l'inizio del 2022. Chiaramente un 2022 che sia di grandi soddisfazioni, al di là poi dei risultati sportivi che verranno un po' per tutti, ma che sia di grande soddisfazione e di crescita per tutto il movimento. Buona festa. Grazie Presidente Loria. Il Molmania termina qui. L'appuntamento il prossimo è con la Casa della Pallamano di Chieti per la diretta di Italia-Belgio, ma anche gli altri appuntamenti che faranno da contorno all'appuntamento internazionale. Esattamente, ci troviamo tra il 28 e il 30 e il 29 dicembre, in particolare Italia-Belgio su Sky. Ciao a tutti, buon Natale. Buon Natale al 2022 con Andy Molmania. Arrivederci, un saluto alla chi ha seguito questa produzione, quindi alla parte tecnica, Sabrina Alessio che ha curato i contenuti in redazione. Buon Natale, felice 2022 per tutti. Arrivederci.